Una risposta per tutte quelle famiglie e quei bambini per i quali il mese di luglio e l'estate, invece di essere un'esperienza di vacanza e di gioia, diventa a volte un'esperienza di solitudine e di mancanza di riferimenti sociali. Questi bambini nel loro contesto, nel contesto della loro scuola, hanno potuto vivere un mese di luglio gioioso, all'insegna della socializzazione, dell'amicizia, della presa in carico e della presa in cura per ciascuno di loro, perché ognuno di loro è speciale per noi. E per questo dobbiamo ringraziare il Comune di Napoli e dobbiamo ringraziare gli operatori di Napoli Servizi, che adesso fanno parte anche loro della nostra comunità. 5 scuole di Napoli hanno portato a termine il progetto Restate con noi, coinvolgendo per tutto il mese di luglio 200 ragazzi fra i 3 e i 10 anni in attività ludico-ricreative e laboratori culturali. A portare avanti le attività previste dall'assessorato al welfare in collaborazione con l'assessorato alla scuola e all'istruzione è stato il personale della Napoli Servizi, la società a totale partecipazione del Comune di Napoli attraverso gli operatori socioassistenziali che nel corso dell'anno hanno svolto il servizio di assistenza scolastica. Ed i risultati ottenuti aprono alla possibilità di nuovi impieghi della società, con la quale l'amministrazione sta già programmando i percorsi per il prossimo futuro. Abbiamo dimostrato che Napoli Servizi può svolgere una sua precipua funzione nel sociale e ha delle risorse che sono veramente incredibili e che in un mese hanno costruito un progetto, lo hanno realizzato coinvolgendo le istituzioni scolastiche, che veramente ha potuto dare un'alternativa ai bambini che d'estate rimangono essenzialmente fuori da questi ambiti, spesso in solitudine. È stata una sperimentazione, quindi come diceva l'amministratore, è stato l'avvio di un percorso che noi porteremo sicuramente avanti. Io devo fare un ringraziamento alla Napoli Servizi perché è riuscita a cogliere la professionalità del sociale di questi operatori che hanno vissuto e che vivono a stretto contatto con i bambini e con i ragazzi nelle nostre scuole. E quindi questo tipo di attività, che adesso è stata sperimentale, potrà inserirsi il prossimo anno in un panorama anche più vasto di attività estive. Quindi le attività che si svolgono nelle educative territoriali, nei centri diurni polifunzionali, adesso anche nelle scuole e chiaramente nel nostro centro Mare Chiaro.